Ciao a tutte ragazze, benvenute e bentornate sul mio canale. Ho voluto iniziare questo video così, dato che siamo ormai a fine ottobre, e volevo farvi vedere un po' di montagna. Abbiamo fatto un po' di passeggiate, quindi volevo farvi un po' vedere i posti che abbiamo visitato. In questa giornata siamo venuti a Pianmunè e abbiamo fatto un pezzo di questo sentiero che dura circa una mezz'oretta. Volevo anche dirvi che mi fa tanto piacere leggere i vostri commenti che mi lasciate sotto a tutti i miei video. Sono tanto contenta che vi sia piaciuto il video home tour, non mi aspettavo tantissimi complimenti, grazie di cuore a tutte. Sono proprio contenta che abbiamo creato una bella community qui sul mio canale. E che dire, ragazze, grazie di cuore davvero. Sono sempre più senza parole. Più vado avanti in questo percorso su YouTube e più conosco persone davvero bellissime e meravigliose. Purtroppo la giornata era un po' uggiosa, ma è normale, questo è il tempo autunnale. Però, insomma, qualche piccolo panorama sono riuscita a riprenderlo. Devo dire che in questi posti c'è tanta pace, tanta quiete ed è proprio una cosa bella pensare che ad un'ora dalla città si trovano posti così bellissimi. È veramente eccezionale. Eccomi qui ragazze con voi, sono le 7:30 di sera. Noi questa sera, che è venerdì, andremo a Rifreddo. Questa rappresentazione sulle streghe, c'è questa passeggiata. Io non sono mai andata, però mi hanno detto che è molto bello e quindi, boh, non lo so, proviamo, andiamo, vediamo che succede. E poi ci sono degli attori mascherati di Halloween, quindi sarà una cosa molto carina. Ci tenevo ancora una volta a ringraziarvi per i commenti che mi avete lasciato sotto al video home tour. Grazie a tutte, perché non mi aspettavo così tanto consenso, ecco, così tanto affetto. Ma questo affetto già lo ricevevo quando stavo nell'appartamento, per chi insomma mi segue da un po' lo sa. E diciamo che io ho sempre avuto questa cosa di rendere la casa un posto piacevole, amorevole. Ecco, e qui secondo me ho proprio realizzato questo concetto, perché comunque i miei gusti, diciamo, di arredo e poi le mie creazioni stanno proprio bene in questo tipo di contesto, piuttosto che in appartamento ci stanno anche bene, però ecco, di più in montagna cioè nella casa di montagna fa molto più effetto, secondo me. Comunque, noi qui stiamo proprio bene, adesso fa freddo, ma abbiamo già acceso il camino. E il camino scalda tantissimo la casa e sopra un po' un disastro ancora, devo finire di sistemarmi tutto, ma adesso questa settimana voglio già fare il cambio stagione, perché già qua fa freddo, aspettavo proprio il freddo perché fino a ieri, l'altro ieri faceva caldo, quindi ho detto vabbè, quando viene quel freddo congelante ho già capito che devo fare il cambio stagione. Via i vestiti estivi, tiro fuori le cose invernali e ci prepariamo per questa stagione. Poi vi dico già che ai primi di novembre decorerò casa di Natale. Mi piace decorare prima perché mi godo anche di più l'atmosfera natalizia in casa e perché posso dare anche un po' di ispirazione a voi sulle decorazioni, come decorare casa, eccetera. Quindi preparatevi. Dopo il 31, il 2, diciamo così, si cambia registro e così faccio anche delle belle pulizie qua, spolvero, lavo i mobili, do una bella pulita proprio a fondo, ma tanto faremo tutto insieme. Quindi niente, ragazze, volevo chiacchierare un po' e dirmi un po' le cose che ci sono in previsione.
Credo che il 31 ad Halloween faremo questa festa. Devo ancora chiedere alcune conferme, ma credo che sarà qui da me. Poi, vabbè, vi farò vedere poi come sistemiamo e tutto, faremo tutto insieme, quindi non vi preoccupate. E nulla, quindi adesso diciamo che sono un po' più tranquilla. Credo che riuscirò a registrare almeno un video a settimana, a metterlo, perché sono davvero un po' più calma col lavoro e tranquilla. Chi è Alessandra? Ah, sei tu? Allora, mi dimentico. Alessandra, con una mano tieni qui e con l'altra manina più sopra. Mi raccomando adesso, Carolina, devi stringere forte, forte l'ombrello. Perché Bambani, quell'ombrello lì, Ecco, qui era rifreddo, c'erano queste bancarelle dedicate tutte alle streghe, quindi con pozioni, bacchette magiche, c'erano anche tarocchi e c'erano anche le tavole Ouija, però quelle lì piccoline, tipo d'arredo, no? Ecco, a me piacciono, però io non le comprerei mai, cioè mi piace solo guardare. Sono molto, molto carine, però ecco, io sono un po' superstiziosa, quindi non credo che ne acquisterò mai una. Mi piace solo così guardare. Comunque, qui era appunto, eravamo al punto di raccolta della passeggiata e vedete che già ci sono alcuni personaggi vestiti da Halloween per fare atmosfera. Allora, questa passeggiata si è svolta principalmente al buio. Mi è piaciuta molto la collaborazione del comune perché, vedete, hanno fatto proprio tutto buio, quindi nemmeno i lampioni accesi c'erano. C'erano solo a illuminare il percorso, che poi era accompagnato da questo incappucciato con questa fiaccola che faceva tanta impressione. Comunque sia, era tutto fatto con candele, fiaccole, luci, tutto così. Si puliva i denti come se non sapesse fare altro. Ogni sera posava il suo stecchino al lato del piatto per riprendere a stuzzicarseli appena finito di masticare. Poco igienico, indecente. Ecco, questa era una delle tante scenette che si presentavano lungo il percorso. Comunque, il percorso poi è quasi terminato qui, con tutte queste decorazioni fatte dai bambini delle scuole. Vedete, con questi piatti hanno colorato un po', insomma, è stato molto bello questo coinvolgimento da parte di tutta la comunità. E comunque è stata una bellissima serata, una bella passeggiata che è durata circa un'ora e mezza, con varie poi rappresentazioni appunto teatrali a tema sulle streghe. Quindi molto bello. Mi hanno detto che c'è tutti gli anni e ogni anno c'è un argomento diverso. Quindi l'anno prossimo sicuramente ritorneremo. Ah, l'ingresso è a offerta libera, quindi è un ingresso gratuito, poi uno può donare quello che vuole. Lo dico perché magari qualcuno interesserebbe andarci, ecco, penso che adesso sia finita, però l'anno prossimo comunque c'è. Comunque è stata una bella serata diversa. Poi a casa ho portato questo ricordo, una candela, e l'ho acquistata a una delle bancarelle. Qui vi faccio vedere una ricetta super veloce, facciamo gli gnocchi di zucca. Precedentemente avevo già bollito la zucca, scolata e ne ho ottenuto questa polpa. Adesso andiamo ad unire, semplicemente mettiamo tutto in una ciotola, un po' di sale, polpa di zucca e la farina. Io li farò con la farina di farro, che è molto simile alla farina zero. E metterò solo questi tre ingredienti, quindi polpa di zucca, sale e farina, e otteniamo i nostri gnocchi. Adesso qui vi faccio vedere che sto appunto mescolando bene il sale nella zucca per farla apprendere, ma non ne mettiamo tanto perché poi andiamo a bollire gli gnocchi nell'acqua, dove cuociamo praticamente la pasta, quindi non andiamo a mettere troppo sale perché poi saliamo anche l'acqua per bollire gli gnocchi. Comunque, una volta che ho ottenuto un panetto abbastanza omogeneo,
vado a preparare i miei gnocchi. Io in questa volta ho fatto un piccolo errore di metterli così gli gnocchi tutti insieme, invece è meglio sistemarli su un vassoio, così non si attaccano tra loro. Io ho fatto questo errore, però vabbè, sono riuscita a rimediare lo stesso. E, perché gli gnocchi di zucca sono molto, già la zucca rimane molto acquosa e quindi si attaccano un pochino tra loro, ecco, e quindi se li sistemiamo magari su un vassoio con un po' di farina non si attaccano. E poi li andiamo a bollire nell'acqua come quando cuociamo la pasta praticamente, e aspettiamo che gli gnocchi vengano su. Quando vengono tutti a galla sono cotti. Ecco, adesso qua finisco di appunto preparare gli gnocchi e poi intanto avevo già messo su l'acqua per bollire e quindi niente, una volta cotti li ho passati, avevo preparato questo sughetto espresso fatto con un pochino di scalogno, una polpa e lasciato andare, e questo insomma è il risultato finale una volta ovviamente che il sughetto è pronto, li ho passati. Ragazzi, una buona ricetta, davvero ottima e squisita. Adesso vi faccio vedere una mia creazione che ho fatto in pannolenci e feltro e messa poi su questo tocco di castagno, di albero di castagno, e l'ho preparata per un bar qui vicino a casa mia che mi aveva chiesto appunto una decorazione anche per far vedere con le mie creazioni, e voilà, questo è il risultato finale. Concludo questo video col farvi vedere la sera del 31 d'Halloween. Abbiamo fatto una festa a casa nostra ed è stata molto molto bella e molto carina. Mi sono divertita tanto. Abbiamo invitato i miei vicini di casa. Ecco, questa era la tavola per Halloween. Nulla di che, però già solo con dei tovaglioli, bicchierini, ecco, sono riuscita a decorare un po' tutto. E invece questa sono io, conciata proprio per le feste. E nulla ragazze, quindi ci siamo divertiti davvero tanto, è stata una bella serata. Io vi mando un abbraccio a tutte, un bacione a tutte, grazie per essere state in mia compagnia. E il prossimo video andiamo un po' a togliere le decorazioni di autunno perché poi prepariamo per il Natale. Un bacio e un abbraccio a tutte, a presto. Ciao!